programma è realizzato in collaborazione con Cidos Piemonte, Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie, Piemonte e Valle d'Aosta. www.cidospiemonte.it Benvenuti a Passi di Salute, gentili telespettatori. Oggi parleremo di busti ortopedici. Ma naturalmente, dentro i busti ortopedici, impalleremo anche a parlare un po' della nostra schiena, della nostra colonna vertebrale, dell'artrosi, di quelle malattie degenerative che necessitano di un piccolo aiuto per non avere quei fastidiosi dolori che spesso ci impediscono di avere una vita di relazione tranquilla, normale, senza delle disabilità che ci possono in qualche modo rallentare nella vita di tutti i giorni e nell'attività lavorativa. E naturalmente, come già vi avevo anticipato la scorsa settimana, parleremo di tutto ciò in compagnia dell'associazione CIDOS un'associazione italiana dei tecnici ortopedici e la sua delegazione eh, piemontese che ci ha inviato una serie di esperti, laureati, tecnici ortopedici che ci aiuteranno in queste trasmissioni a capire un pochino meglio la figura del tecnico ortopedico e la, che cosa si può fare grazie a loro, come possiamo migliorare la qualità della nostra vita. Oggi il dottor Alessandro Aiello, che ringrazio per aver accettato l'invito, è qui con noi in studio e certo. proprio lui ci aiuterà ad introdurre il tema dei busti che sempre ausili sono, però certo. sono fatti proprio specifici per i nostri problemi. Prima farei un passo indietro, e cioè parlerei, visto che vogliamo parlare di busti ortopedici per la nostra colonna vertebrale, eh, diciamo subito un minimo di eh, chiarezza con, sul mal di schiena, certo. cioè il mal di schiena che è una patologia diffusa. Quanto diffusa? Purtroppo è molto diffusa, è eh, sicuramente una delle principali cause di assenteismo da lavoro eh. e eh, la seconda causa anche spesso di invalidità, per cui anche in questo caso gli effetti sociali sono molto importanti, eh, il mal di schiena eh, viene tollerato fino al limite talvolta di essere sottovalutato, poi purtroppo certi aspetti diventano cronici. Eh, diventano degenerativi per cui il mal di schiena diventa un aspetto molto importante, talvolta anche difficile da curare se non da contrastare. E ci sono varie cause, noi sappiamo e eh, bene dirle per i nostri telespettatori le cause principali che possono provocare, il nostro, provocare questo mal di schiena e ricordo che quando parliamo di mal di schiena parliamo di cervicale, dorsale e lombare, non solo della lombare. Quindi vediamo un attimino quali sono le principali cause che lo possono provocare. Certamente, alcune cause possono mh, derivare da posture non corrette, posture inappropriate sia da giovani quindi atteggiamenti a scuola, atteggiamenti a casa non corretti che poi negli anni ci si porta dietro. Quindi serve dire stai dritto, correggi. Assolutamente ecco, sì, la postura è fondamentale le scatole, no, ecco. perché ci si abitua a stare in una determinata posizione, poi la colonna vertebrale negli anni si rigidisce e purtroppo ci portiamo dietro problematiche che negli anni ad una certa età poi in qualche modo sono difficili da contrastare. Eh, negli anni chiaramente con attività lavorativa possono intervenire anche dei traumi. Per cui eh, si è abituati con aspetti farmacologici a contrastare il dolore, ma talvolta non si risolve la causa. Eh, altre problematiche non da trascurare sono assetti anche psicologici, certo, perché la nostra colonna certo, vertebrale certo. assorbe tensioni, talvolta con difficoltà a scaricarle queste tensioni. Eh, altre problematiche sono legate all'età, quindi sono degenerative, ad esempio il tessuto osseo, il tessuto cartilagineo, sono degenerazioni ossee o del tessuto nervoso, quindi parliamo di artrosi, parliamo di artriti, oppure parliamo anche di problematiche che sono più, giovani, più, più giovanili, più legate all'età evolutiva della crescita, che sono poi le scoliosi e tutte quelle deviazioni della colonna vertebrale che se non curate in un'età in cui la colonna è ancora gestibile e eh, correggibile in qualche modo, per cui eh, certe torsioni o certi disallineamenti della colonna possono essere curati con delle ortesi del tronco e dei busti più rigidi, eh, chiaramente quelle problematiche vengono gestite, ma la colonna rimane più debole. Certo, ecco, questo è molto importante perché poi oltre al disagio e gli, agli inestetismi che questo può provocare, che comunque ha la sua importanza parlando di giovani parlando di eh, ragazze giovani che magari eh, potevano vedere modificata la loro postura se l'intervento fosse stato subito eh, effettuato, è, è estremamente importante capire che... È, fondamentale quando si presenta un problema di questo genere lo diciamo sempre lo ridiciamo ancora andare dal proprio medico curante cercare di fare una visita e nel caso interpellare lo specialista che nel caso potrà essere l'ortopedico potrà essere il fisiatra che darà i consigli opportuni quindi certo. eh, affrontiamo il problema come lo affrontiamo È attraverso un paziente ha lamenta dolori Cervicali, certo. perché ha avuto un brutto colpo di frusta in macchina, o semplicemente perché sta otto ore al giorno al volante di un'autovettura. Pensiamo ai taxisti, ai conduttori di mezzi pubblici, ai, ai camionisti, certo. o invece, semplicemente ha, fa anche dello sport che può avere traumatizzato la sua colonna. Ecco. Come affrontiamo questo certo. problema? Allora, sicuramente il paziente, l'assistito, fa riferimento al suo medico. Eh, chiaramente eh, il tecnico ortopedico con eh, la sua esperienza sa che eh, nella maggior parte dei casi lavorerà su prescrizione e quindi seguirà le indicazioni del medico. Come il dottor Forte, eh, esattamente, aspetto che, su cui concordo assolutamente. È chiaro che quando l'aspetto farmacologico oppure eh, terapie alternative che possono essere terapie elettromedicali, sì. la magnetoterapia, per esempio, una terapia che ha dato tantissime cerotti, evidenze eh. scientifiche, la terapia del calore per mezzo dei cerotti, o tutta una serie di terapie che sono più posturali, perché spesso la colonna Beh. va in qualche modo rallineata, talvolta va anche sbloccata facendo sempre attenzione ai trust o manovre un po' troppo rigide. però. i neurotapping. Eh, i tape che sono, moda, esatto, ecco. che sono stabilizzanti sono drenanti per la nostra colonna vertebrale. Ebbene, quando tutta questa serie di aspetti non dà i risultati voluti e nei tempi che ci. Ci si aspetta, certo. il tecnico ortopedico su prescrizione può fornire, dalla, partendo per tipologia di ortesi, quindi dalle più semplici, dalle cinture steccate, ai corsetti bassi, alti, steccati, con tessuto più o meno alto, con dei presidi sempre più tecnici. Eh, che cosa intendiamo per tecnici? Presidi che sono più sviluppati, sono più alti, hanno una tenuta maggiore, non sono solo per esempio sacrali, molombosacrali o dorso sacrali, hanno gli spallacci, hanno per esempio un telaio metallico di eh, materiale nobile molto leggero rispetto ad una volta sono chiaramente... Le, sono, è un alluminio, alluminio aeronautico, eh, sì. un alluminio aeronautico molto leggero che in alcune situazioni è estremamente rigido, per altre situazioni permette alcuni movimenti dei busti terribili, anche esatto. brutti da vedere, oltre esatto. che pesanti. La tecnologia ci è venuta in aiuto con materiali, eh, parliamo dei tessuti molto più leggeri. Si lavora ancora con la stoffe stecche, ma alcune aziende, peraltro italiane, hanno brevettato dei tessuti in Um, cotone e fibra di carbonio che ah. uh, compie l'effetto di una magnetoterapia anche a bassa frequenza, per cui si unisce la terapia di una postura Due più cose, corretta certo. ad una terapia di magnetoterapia a bassa frequenza che agisce nella rigenerazione di tessuto cartilagineo o tessuto osseo, quindi riaccelera la, uh, la rigenerazione di osso nello certo. stesso tempo aiuta a smaltire l'edema e aiuta a smaltire il dolore. Um, i busti poi possono essere ancora più evoluti ma ancora più rigidi se ci rifacciamo al discorso della scoliosi cioè, che mediamente sì. è eh, più legata all'età evolutiva. I busti sono più rigidi, sono in materiale più rigido, termoplastico, il polietilene per esempio. Proprio parlando della scoliosi, eh, noi abbiamo visto come sia cambiato e quanto sia integrato a questo punto il ruolo fisiatra, fisioterapista, tecnico ortopedico, proprio nei vari passaggi per valutare anno dopo anno come si riesce a contrastare l'evoluzione di una scoliosi evolutiva. Quindi immagino che anche voi con. Eh, oggi si possono fare dei busti molto più accettati anche dai ragazzini. Di, di... Assolutamente sì, eh, anche perché sono mediamente più leggeri di una volta, sono sempre estremamente efficaci, eh, riusciamo anche a renderli colorati eh, e quindi sapevo. un pochino più accettati. Eh, mentre una volta erano nascosti, adesso vengono portati a scuola anche molto più volentieri. Usiamo. Delle colorazioni che a caldo mentre il materiale viene scaldato nel forno. Viene, rimane impresso nella, nella lastra di materiale che poi viene lavorato e viene trasformato in un busto e, questo, qua, e, e tra questi li fate ve, voi anche questi cioè, li no? facciamo nelle noi nelle vostre officine ecco. esattamente, qui vediamo una fase di lavorazione questo busto è stato realizzato con la presa del calco in CAD CAM sono tecniche nuove che ci permettono di evitare laddove possibile intendiamoci il calco in gesso, si sono tecniche molto più veloci che permettono con degli scanner a laser oppure al momento utilizziamo delle telecamere su supporto iPad per cui eh, sono strumentazioni che abbiamo con noi molto più spesso, molto più volentieri, sono più leggere, le abbiamo spesso in, in strutture per esempio in ospedale è molto più facile riuscire a prendere delle misure ad un paziente senza tenerlo in piedi troppi minuti sì. e senza doverlo bagnare e fargli prendere freddo come succedeva con il in gesso. La stessa cosa viene fatta chiaramente anche ai giovani eh, e eh, il tutto permette di realizzare un busto anche molto velocemente, in pochissimi giorni. Perfetto. E noi sappiamo che quando i giovani partono da lontano con i loro genitori è molto importante, in un giorno o due, riuscire dalla presa delle misure alla fornitura, dargli... addirittura al collaudo del medico, dargli, dargli il presidio pronto. Bene, termina qui allora <coughs> questa prima parte. Di eh, dei passi di salute eh, in compagnia del dottor Aiello, dove stiamo affrontando il grande tema dei busti ortopedici, un po' per tutte le varie problematiche, adesso ne affronteremo altre molto importanti della nostra eh, colonna vertebrale. Eh, e una cosa che mi piace sottolineare è eh, che eh, questi tecnici ortopedici laureati. Eh, sono figure che non dimenticano il passato, giustamente si parlava del calco in gesso perché alcune forme di scogliosi ancora oggi si curano con trazione calco in gesso perché non sono eh, ut utilizzabili altre forme. Ma è molto importante vedere come si vada anche incontro al gusto delle persone, alla possibilità di rendere più accettabili questi eh, oggetti eh, che erano visti con un po' di antipatia e oggi infatti, cominciano a essere un po' più accettati. Linea alla regia e poi di nuovo in studio a Passi di salute. Seconda parte di Passi di salute in compagnia del dottor Alessandro Aiello, tecnico ortopedico dell'associazione CIDOS che ci sta aiutando a capire un po' bene di che cosa si tratta quando si parla di busti ortopedici come si possono avere, chi li può prescrivere e a cosa servono. Certamente. Ora, nella prima parte abbiamo affrontato già un po' di esempi di eh, come sono i busti ortopedici, come è cambiata proprio la, certo. eh, la procedura, il confezionamento. Certo. Io però oggi adesso le volevo chiedere eh, un altro grande tema che voi affrontate spessissimo, è l'osteoporosi, certo. che certo. mentre l'artrosi è una malattia della cartilagine, della degenerazione della cartilagine, L'osteoporosi è proprio una malattia dell'osso certo. e allora eh, noi sappiamo che dopo una certa età le signore vanno più facilmente incontro all'osteoporosi perché vengono meno determinati ormoni protettivi. Certo. Ma ricordiamo che l'osteoporosi colpisce anche gli uomini seppure in sì. una percentuale minore. Ecco, sì. Allora io le chiederei un po' un inquadramento di che cos'è l'osteoporosi e poi come voi intervenite nel paziente osteoporotico, certo. Sì, effettivamente l'ostoporosi è una perdita di calcio nel nostro tessuto osseo, nelle trabecole ossee, sì. nei ponti ossei che costituiscono la struttura delle nostre vertebre. Eh, purtroppo è un fenomeno che diventa noto al nostro paziente solo quando è tardi spesso. Eh, L'assunzione di calcio certamente non è una pratica piacevole, eh, il calcio è anche difficile da digerire, per cui sì. i nostri telespettatori lo sanno che quando viene prescritto non è mai piacevole. In ogni caso la perdita di calcio sia in caso di eh, post-trauma che in caso di osteoporosi eh, evidenziata, certo. evidenziata dal medico porta ad avere una colonna vertebrale più debole, per cui eh, qualunque tipo di trauma chiaramente può generare danni eh, e può rendere instabile i corpi vertebrali o eh, parti della colonna che vanno incontro a depressione, crollo vertebrale, rendere più evidenti i danni da frattura, da trauma. Talvolta molti pazienti evidenziano il fatto che non si ricordano neanche quale, essere, quale può essere stato il trauma. Magari hanno tirato su due bottiglie, hanno preso due bottiglie o si sono girati di scatto per rispondere al telefono. Certo. Effettivamente, effettivamente c'è un momento nel quale il tessuto osseo ha raggiunto un grado di, eh, di, di, di limitatezza per cui un corpo vertebrale è più fragile e in quel momento lì subisce il danno. Um, vediamo qua sì. come, come diventa poroso proprio l'osso. Esatto, questo è il tessuto trabecolare <coughs> che via via negli anni diventa, diventa più debole, riesce ad assorbire molto meno i carichi, gli stress biomeccanici uh, della, nella colonna. E a quel punto uh, che cosa è utile? È utile l'utilizzo di un corsetto. Il corsetto che cosa fa? Innanzitutto stabilizza il tratto vertebrale. Il tratto a seconda del tipo di, di corsetto che può essere più alto o più basso, in sì. ogni caso stabilizza la colonna. Poi, proprio perché modifica i carichi vertebrali, riduce il dolore, quindi è una funzione antalgica. Eh, non ultima, la... L'immobilità per un certo periodo di un tratto vertebrale favorisce la rigenerazione di tessuto osseo, chiaramente con i tempi che sono quelli che ha la nostra colonna, per cui la fisiologia del nostro corpo è legata eh, e in, dipende da ognuno di noi. Talvolta eh, è anche limitata da altre concause, una delle principali sicuramente è l'apporto di altri farmaci che spesso contrasta o per esempio, per esempio no? il cortisone perché tutti sanno che purtroppo il cortisone consuma tantissimo tessuto osseo e anche chi eh, non si ricorda bene alla lunga sa magari di aver fatto delle terapie che per, magari non erano legate ad un trauma vertebrale magari erano problematiche di riniti erano problematiche respiratorie in certo, ogni caso certo. il cortisone purtroppo <coughs> gioca sempre a sfavore Uh, I corsetti per, per osteoporosi in genere sono molto morbidi, hanno delle intelaiature, adesso si utilizzano parecchio, sono molto prescritti e sono prescritti perché sono efficaci nel medio-lungo periodo. Uh, e mh, quando parlo di tempi medio-lunghi intendo il fatto che alcuni corsetti utilizzati una volta erano molto efficaci ma erano anche molto rigidi e talvolta a certe spinte la colonna vertebrale non era pronta ad assorbirle e talvolta gli anziani utilizzavano corsetti troppo rigidi, poi li mettevano malvolentieri o addirittura dopo qualche giorno non li mettevano più. Oggi abbiamo delle ortesi del tronco che sono più facili da portare, più piacevoli, è vero che talvolta hanno gli spallacci che non sono piacevoli da portare tipo perché distrubbano, tipo ecco. quelle che vediamo. Okay. Adesso però hanno dei davantini molto più morbidi, molto più piccolini, ma teniamo conto che il concetto di trattenimento dei fluidi, dei e liquidi, forza, certo. in ogni caso di tutti gli organi che abbiamo all'interno fa anche da base, fa anche da sostegno Contro alle spira, pareti certo, interne certo. della colonna vertebrale, quindi una funzione ce l'hanno. Una delle caratteristiche che ormai riteniamo fra le più valide sono proprio quelle di avere una steccatura metallica all'interno, sempre di alluminio, molto moderno e molto leggero, che permette al corpo di stare in iperestensione, ma terminata la terapia che mi avviene dei 2-3-4 mesi eh, e questi tempi sono dettati dai cicli del calcio nel nostro corpo, certo. quindi sono di nuovo funzioni metaboliche o fisiologiche. Eh, terminati questi 3-4 mesi questi busti sono in qualche modo modificabili quindi la persona non è costretta a comprare o adottarsi di un altro busto terminata quella terapia di 3-4 mesi si sfila spesso la, eh, la struttura interna che abbiamo e si possono inserire delle stecche ah, quindi ]issimo. la struttura diventa più morbida più leggera Perfetto. però attenzione non meno efficace perlomeno in quella fase che è una seconda fase di utilizzo dell'ortesi del tronco mi, mi ha fatto venire in mente una domanda eh, paziente con gravi crolli vertebrali, non solo osteoporotici, ma anche traumatici, va incontro adesso un'altra modificazione della terapia chirurgica alla vertebro-cifoplastica. Certo. Ecco, immagino che nell'immediatezza del dopo cifoplastica, per un periodo che siete anche un po' voi a determinare. Bisognerà mettere un busto. Sono tipo questi i busti per l'osteoporosi, quelli che consigliate? Ma allora, in genere è il paziente che è di un post-operatorio, di vertebroplastica... Certo. Eh, i primi giorni ricomincia già a camminare nell'immediato post-operatorio. Deve sicuramente riguardarsi molto, può indossare delle fasce o dei corsetti molto molto leggeri, stabilizzando il tratto mediamente lombo-sacrale, eh, però riesce a, eh, avendo stabilizzato, un tratto di vertebre, in genere di due o tre vertebre, riesce ad utilizzare dei corsetti molto più leggeri. Corsetti per l'osteoporosi, in genere, sono strutture che per certi versi per possono essere portanti, avere un cioè. buon sostegno. Eh, possiamo parlare anche dei casi delle crociere: le crociere possono essere predisposte con un telaio in alluminio leggero e poi un corsettino intorno e un sostegno che ehm, con spinte sotto clavicolari. Aiuta a stare dritti, ma esistono anche crociere in materiali di polietilene, in materiale plastico che hanno proprio il sostegno di. Di sostenere la persona, qui vediamo, crociera, qui vediamo una crociera realizzata sempre in resina, quei bracci che vediamo hanno la capacità di sostenere sì. e anche di tenere dritta la persona. Purtroppo li mettiamo in casi che sono una gravi, in ecco. casi limite, certo. Il, il post, post frattura vertebrale è sicuramente da gestire con estrema attenzione. Ecco, eh, immagino... Sempre perché mi viene in mente anche di fare le domande che potrebbero farci i nostri eh, telespettatori, eh, che magari il, il, il paziente vi rivolga anche delle domande sul come dormire. Parliamo certo. di. Paziente che soffre di mal di schiena, dei consigli per dormire correttamente. Certo. Perché tante volte si dice io ho più male quando sono nel letto di, di quando mi alzo. Abbiamo ancora tre minuti certo. in sintesi. Certo, noi dobbiamo tenere sempre presente che la nostra colonna vertebrale non è dritta, ha delle curve che sono alternate, delle cifose e delle lordosi. In caso di trauma che cosa consigliamo sempre? Una postura corretta da seduti cercando di non essere sdraiati. Per evitare di sacralizzare la nostra colonna vertebrale, per evitare di andare a caricare non i corpi vertebrali che sono nati e deputati ad assorbire carichi, ma evitando di disallinearli, evitiamo anche di andare a pinzare, a ghigliottinare i nervi che vengono compressi e liberati, compressi e liberati sempre, per cui producono sempre dolore. Nel letto, che cosa consigliamo? Una posizione distesa, supina, possibilmente con un cuscino adeguato, ma un cuscino. Poi se chiaramente ci sono delle problematiche che rendono difficoltosa la respirazione, non è un problema se l'utente usa due cuscini, sì, però sì, certo. mediamente la posizione supina a pancia in su permette alla colonna di eh, rilassarsi, permette ai corpi vertebrali di distanziarsi bene perché i dischi all'interno, i dischi fibrocartilaginei, assorbono tantissimo liquido quando eh, certo. la colonna Quindi è distesa. Tornalo. Per cui aiutano come dei martinetti, dei cricchetti a distanziare i corpi vertebrali. Questo agevola il processo di calcificazione, certo. ma permette anche di liberare le terminazioni nervose cresce, che attraversano certo. i corpi vertebrali, oppure, da quei corpi vertebrali, alimentano gli arti inferiori, così come gli arti superiori. Quindi, una posizione corretta è un una terapia all'interno dell'altra terapia che, durante il giorno, facciamo con il corsetto. Eh, ricordiamo che il corsetto non va portato a letto, non va portato di notte, eh, perché è una terapia importante. da ortostatismo. Certo, L'ortostatismo certo. indica la colonna verticale all'impiedi eh, all certo. oppure da seduti come siamo noi, non da distesi. Perfetto. Io direi che eh, il dottor Aiello ci ha aiutato moltissimo a capire molto bene quanto il tecnico ortopedico ci può. Cidos poi anche certo. eh, può aiutarci a eh, scegliere, a non fare tanto del fai da te che a volte è pericoloso, perché oggi c'è un po' la tendenza a comprare cose su internet per cui magari uno pensa di far bene e per risparmiare poi prende una cosa che invece che aiutare può danneggiare. Quindi, Ricordiamoci che c'è una sequenza che va rispettata, che è quella del medico, dello specialista, del certo. tecnico ortopedico, certo. che sanno darci i consigli anche attraverso dei codici del nomenclatore tariffario che indicano esattamente come deve essere fatto quel busto in questo caso o quell'ausilio nel caso che abbiamo visto la scorsa settimana. Io ringrazio il dottor Aiello, ringrazio naturalmente la Cidos che voi rappresentate. Cidos Piemonte, per essere, fornire voi specialisti per chiarire tanti temi a noi molto cari e molto interessanti. L'appuntamento, gentili telespettatori, è naturalmente per venerdì della prossima settimana, sempre alle ore 13. A tutti voi un caro arrivederci. Il programma è realizzato in collaborazione con Cidos Piemonte, Associazione Imprese Ortopediche e Sanitarie Piemonte e Valle d'Aosta www.cidospiemonte.it